Negamare. Terroni. Negamare. Giuro stesso. Solo riformulato. Negamare. Basta. Ciao a tutti e ciao YouTube. Oggi cerchiamo di rispondere ad una domanda che secondo me ci accompagnerà per un bel po'. Cosa sta succedendo? Dal titolo e dalla copertina del video avrete capito di cosa, ma soprattutto di chi stiamo parlando. Ma partiamo dal principio. Terroni, profumo nato nel 2017. Megamare, profumo nato nel 2019. Due profumi che sembrano parlare la stessa lingua. Due profumi che sembra vogliono rappresentare due punti di vista differenti dello stesso argomento. Da una parte, Terroni, con la potenza ed il lato scuro della Terra. Dall'altra, Megamare, con il lato più scuro degli oceani. Non sono a conoscenza dei dati statistici del venduto, ma oserei quasi dire i due best seller del brand Orto Parisi. Non a caso, i due profumi più performanti non solo del brand, ma mi verrebbe quasi da dire della profumeria in generale. Terroni, un profumo che sa di legna bruciata, di terra arsa. Megamare, un profumo dei sentori molto sintetici, non che Terroni sprezzi naturalità, ma che vuole evocare un sentore marino che discosta dalle solite fragranze acquatiche che sanno appunto di fresco e di pulito. Insomma, due fragranze che in poco tempo si sono fatte conoscere e sono andate ben oltre. Ma ok, il senso di questo video qual è? Ci arriviamo. Si dice che a pensar male si fa peccato, ma spesso ci si prende. Questi due profumi, per quanto possano essere interessanti, e questo è un parere prettamente soggettivo, credo debbano il loro successo a quello che ci siamo detti prima, ovvero le loro prestazioni. È da qualche settimana che molti di voi su Facebook, Instagram, su Telegram e addirittura in live mi fate la stessa domanda. E questo perché tutti voi state riscontrando delle differenze, ma non solo a livello prestazionale, ma anche a livello olfattivo. E vi posso dire che la prova del 9 è arrivata anche a mio naso, quando qualche giorno fa mio amico Carmelo ha acquistato una bottiglia di Terroni, un profumo palesemente meno performante, che a mio naso, sì, non voglio dire che sono due profumi diversi, ma effettivamente qualche sfumatura diversa la portava. Siccome non voglio portare troppo avanti questo tipo di video, cercherò di esprimere il mio pensiero a riguardo, cercando di rispondere a chi, come me, si sta facendo questa domanda. Terroni e Megamare, ma sono cambiati? Beh, in primis mi verrebbe da dire, ci siamo già passati. Black Afghano, Pardon, dunque nulla di nuovo. Quello che secondo me bisogna chiedersi davvero è perché? Perché sono cambiati? Ecco, qui potrei darvi un paio di risposte. Quella più sensata e buonista, dall'altra parte è quella un po' più malfidente. La prima è che spesso e volentieri i profumi vengono riformulati. E quando dico riformulati, non intendo in piramide, ma semplicemente sostituire una nota con la medesima di qualità diversa. Questo perché? Perché succede spessissimo che purtroppo quella tipologia di nota olfattiva non è più reperibile e dunque si cerca la stessa ma di qualità diversa. E questo, vuoi o non vuoi, un po' altera la fragranza. Oltre alla reperibilità delle note, mettici anche l'ifra, che spesso e volentieri si sveglia così dall'oggi al domani dicendo no, quello non va più bene, quello va ancora bene, e allora in quel caso poi va rivisto tutto. Però, come si chiede giustamente il mio amico Ivan, perché nella stragrande maggioranza dei casi, quando un profumo viene riformulato, va peggiorando? Cioè, ma non capita mai una riformulazione che può andare a migliorare la fragranza? Punto di domanda? Vabbè, questo è il mio pensiero buonista. Ora esprimo il mio pensiero da malfidente. Gualtieri non ha mai, e dico mai, nascosto quanto nelle sue fragranze ci sono note sintetiche. Una nota sintetica sarà sempre reperibile. C'è questa leggenda che narra che nota sintetica sia sinonimo di scarsa qualità. Beh, sfatiamo questo mito. Sfatiamolo, ragazzi, perché ci sono note sintetiche, non voglio dire che siano sullo stesso piano della nota naturale, ma vi posso assicurare che sono fatte veramente, veramente bene e costano una barcata di soldi. Quindi sintetico non è sinonimo di scarsa qualità. Ma dove voglio arrivare? Voglio arrivare al punto che se la nota è sintetica, vuol dire che viene fatta in laboratorio, e se viene fatta in laboratorio è la reperibilità, cioè è lì, forse. E dico forse
L'unico problema è pagarle, perché come vi ho appena detto, anche se sintetica ma di alta qualità, costa. Ma non voglio pensare a tutto questo, dato che stiamo parlando di due best seller. Però anche Black Afghano era un best seller. Eppure, anzi, se vogliamo dirla tutta, parliamo di due best seller che nell'ultimo periodo hanno anche ricevuto un rincaro. E questo in principio mi ha portato a fare un ragionamento, ovvero la reperibilità delle note scarseggia, il loro costo aumenta e di conseguenza il listino si alza. È corretto, ci sta, è giusto, ma a questo punto crolla tutto. Insomma, per chiudere e per rispondere alle vostre domande, ma questi due signori qui sono cambiati? Sembrerebbe di sì. O i nasi di tante persone, il mio compreso, sono allo sbando, o è davanti agli occhi di tutti, anzi in questo caso al naso di tutti, il cambiamento. Mentre la risposta al perché rimarrà insoluta. Mi dispiace però sapere che l'ennesimo best seller di Casa Gualtieri subisca un importante cambiamento. Attenzione però, alterazione che a tutti non dispiacerà, perché ci sono amanti di profumi più cauti, chiamiamoli così, che non disprezzeranno. L'unica cosa invece che può allietare gli amanti di profumi più performanti è che in giro ci sono ancora tanti vecchi batch e quindi si può ancora trovare il caro vecchio Megamare e il caro vecchio Terroni. Questo video però lo voglio concludere lasciando io una domanda a voi. Ci sono profumi di Gualtieri, che siano Naso Matto o Orto Parisi, che performano ancora molto molto bene? Beh, ve lo dico io. La risposta è sì. Ovviamente non starò qui ad elencarveli. Però vi chiedo una cosa, non è che Mr. Fox vuole discostare l'attenzione da profumi che, parliamoci chiaro, ormai probabilmente hanno dato tutto, dunque basta, non c'è più bisogno di loro, e magari puntare su profumi che performano ancora molto bene, ma forse hanno bisogno di un po' più di visibilità? Al mio segnale, scatenate l'inferno. E fatemelo sapere con un commento. Ciao a tutti!